Ciao ragazzi, sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio di Day Are Billions per andare un po' avanti con i livelli del workshop e soffrire un altro po'. Per cui, livello speciale, il primo episodio Behind the Lines, ah no, Behind Lines, è stato un fallimento su tutta la linea, io lo devo ancora riprovare, lo farò, ma oggi andiamo su Foundation of Grain, ovvero... recupera The Hoodouts, non so che cazzarola siano, e ripulisci la mappa in 30 giorni. Beh, facilissimo. Dunque, non c'è dunque c'è un solo assalto al giorno 8 e la difficoltà è basata sul ripulire rapidamente. Vabbè, falliremo anche questa, penso sia chiaro, no? Però le vediamo, ecco, diciamo che l'obiettivo di questa serie è vedere i livelli nuovi, visto che completarli temo non sia la nostra portata. Almeno finché non mi vengono gli occhi a mandorla, ecco. Per cui, insomma, credo che sarà abbastanza complesso, ma noi ce la metteremo tutta. Chissà che prima o poi non ci sia un colpo di scena e... Magari, che ne so, boh, imparo a giocare tutto insieme all'improvviso. E divento il campione italiano di Day Are Billions. A parte credo di essere l'unico reduce italiano di Day Are Billions, ma... Ah, che bello. Ah, che bello. Allora, vista la tua capacità di leadership, sei stato scelto governatore... No! Aspettate, ci ho avuto un attimo di ansia vedendo la quantità di nemici. Adesso mi riprendo. Vabbè, in sostanza devo ripulire. Usando un piccolo gruppo di soldati scelti. Sì, vabbè, ma raga, ma come cazzarola, vabbè. Va bene. Sono pronto. E tu, in qualità di sniper veterano, vabbè, abbiamo capito tanto la solita cosa, non ce la puoi fa. Bene! Ah, che bello! Ma io chi cazzarola sono? Ah, ecco! Sempre meglio! E chi... vabbè. Signori... La vedo non male. De più. Io sto cercando. No, non fatta affari tua. Vai, vai, vai. Fermo, 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 fermo. Vabbè, abbiamo attirato l'inferno. No, volevo capire che parte di... Dove cazzarola devo andare? Allora, di qua. Ponte a nord. Prendiamo il ponte a nord. Acchiappiamo il ponte a nord. Ah, allora, siccome c'è il famoso detto che recita così, con la calma e con la vasellina, l'elefante fece una cosa molto brutta, la farfallina. Ovviamente la versione originale non posso dirvela, ma il concetto è che con calma e tranquillità si possono raggiungere risultati ottimali in qualsiasi tipo di situazione e o contesto, e noi cercheremo di fare esattamente quello oggi, ricordando la nobile opera dell'elefante. No, era il secondo ponte. Ah, già sbagliato. Allora, andiamo di qua. Se io riesco a riappropriarmi. O meglio, credo che arrivando qua io potrò acquisire il controllo di lor signori rimasti lì a vegetare in attesa che i prodi falchi raggiungano la zona. Allora, siamo al giorno 1. Diciamo che di base... Ecco. Facciamo così. Andiamo, andiamo. Avanti.
Oh! Alleluia! Bene! Detto ciò, perché siamo disabilitati? Perché? Non si può cercare di fare cose? Perché flasha tutto malissimo? No, è tutto... è tutto terribilissimo. Vabbè, ma io quindi... Vabbè, allora, di base diciamo che... bisognerebbe provare a... a ripulire, no? E la ripulitura... in linea teorica potrebbe anche non essere così problematica. Al giorno 8 arrivava qualcuno. Perché voglio dire, se... facciamo, ecco, giusto per poterli richiamare un attimo. Tipo, risorse sufficienti. Ferro 1. Ah, ecco, ok. I sindaci, va bene. Questo. Sì, ma non è minimamente chiaro il modo in cui io potrei... potrei ripulire. Andiamo qua, cerchiamo di dare un senso alle cose. Anche perché, insomma, se io potessi riconquistare gradualmente qualcosa sarebbe molto bello. Insegui. Ah, no, io posso riparare qualcosa. Ma scusate, ma se io tipo facessi una cosa di questo tipo e cominciassi a costruirmi, che ne so, un magazzino, tanto per gradire, magazziniamo così da avere un filo in più di... perché ripulendo, in linea teorica, io dovrei riconquistare gradualmente accesso a tutto. Tutta sta parte qua non ha accesso all'energia. Ma l'energia da dove parte? Quanto siamo sotto di energia? Vabbè, la ripulitura prosegue. Ma perché flasha in questa maniera ignobile? Allora, la reggia di cristallo. Bene. Ci ha dato un sacco di roba. Dunque. Ma io mi prenderei il miniere e segheria? Ma sì, va. Allora, possiamo tornare in una zona più consona? Andiamo a ripulire di qua. Oh, buoni. Ecco. Di qua. Potete inseguire di qua? Ecco. Quindi, allora, questo facciamo così.
Allora, lungo la strada che conduce a sud, degli scout hanno riportato un'orda di zombie che si sta avvicinando alla tua area. Bene, prepara le mura il prima possibile. Che bello. Cioè, da qua. Che cazzarola. Porca miseria. Mi aspettavo una cosa un po' più fattibile e gestibile. Dai, dai, dai. Iniziamo a levare un po' di case. Così forse. Allora, sarà durissima. Sarà durissima. Non ce la faremo mai. Ma mai nella vita. Ripara. Io temo che... Poi non so se qua si... si danneggia, cioè si ricreano un po' come accade sempre oppure no. Qual è il problema? Porcaccia la miseria. Qual è il problema? Niente, poi glitcha da morire. Ogni volta che si costruisce qualcosa è un dramma. Sì, ecco. Facciamo prima, eh. Oh santo cielo, sti glitch. Dai, dai. Ce la si può fare. Credo in noi, no, qua mi sa che si ricreano ancora. Forza, forza. Ripuliamo il ripulibile. Cerchiamo di fare quello che bisogna fare. Ok. Ripara. Io poi non ho neanche ben capito da dov'è che loro stiano venendo in questo particolare momento. Ma l'importante è farlo. Allora. Qual è il problema? Ah, questa energia. Questa simpatica energia. Che bello. Dai, dai, dai. Cerchiamo di ripulire la parte qua. Dai. Va veloci. Miseria, porca. Dai, dai, dai. Si può fare. Cerchiamo di ripulire qua. Creiamo un po' un minimo di spazio utile. Dai, dai. Ripuliamo. Ok.
Tanto tutte ste case a noi non ci servono. Sarebbe importante qua ripulire. Insegui, forza. Adesso. Io devo capire perché glitcha tanto. È una cosa insopportabile. Allora, arrivati a questo punto, a noi servirebbe. Poi vai a capire da che luogo verranno loro, perché mica è chiaro. Facciamo una cosa di questo tipo, va. Delle prime mura. Manca sempre il ferro. Dai, 23 ore alla nostra dipartita finale, perché tanto è chiaro che quello sarà. Ok, vorrei capire qua. Niente, sempre il ferro. Ma un bel mercatino per comprare un pezzo di ferro, no, eh? Il mercato è qua. Porca miseria. Perché lagga adesso? Si combatte contro tutto e tutti, anche il lag. Allora, a questo punto io proverei. A riprendere possesso del... Oh, dai, dai, dai. Piano piano. Piano piano. Qua facciamo una bella chiusura. Ecco qua. Facciamo, ripariamo questo. Ok. Ma porca. Vabbè, tanto. Ci serviva poco, dai. Via, via sta roba, via, via. Questa va bene. Dunque, ci serve il mercato. Ah no, sono arrivati, non ci serve niente. Ma loro vengono da qua. Quindi, ci sono i ciccioni. Perché glitchi? Teniamo, teniamo. Non terremo mai. Distruggere tutte mi sembra un po' eccessivo. Allora, se noi dovessimo riuscire a sopravvivere. Potremmo essere a cavallo. Se no, finisce in tragedia. Ma come non ha... Ma ripara sto coso, su! Dai, dai! La vedo malissimo. Ripulisci, ripulisci.
Ah, già sono arrivati, che bello. Però magari sopra... Ah no, ah no, ma parte da qua l'ondata. Che gioia. Mi sa che non ce la facciamo. Oh, questo vago. Vago. Vago sospetto. No. Se magari finissero... No, eh. Vabbè. Signori, tra il lag e i giganti, temo che grandi margini non ci siano. Poi era pure fattibile. Avessimo capito come gestirla con un po' di anticipo, è inutile che mi metta lì a tentare un recupero, tanto è chiaro che è ottimizzata da cani sta mappa, per cui non ho neanche grande desiderio di portarla avanti. Lagga adesso, figuriamoci poi. Mamma mia. Diciamo che forse il motore di gioco non è così adatto a attività così... così ampie. Hanno sgravato un po' con la mappa. Sgravato, termine fortemente tecnico. Niente, è finita in tragedia. Beh, comunque, cioè, l'idea è una figata, obiettivamente. Però la mappa è troppo grossa. Secondo me è troppo grossa, perché... O meglio, è troppo piena di cose e il gioco non le sostiene. E qua non è un problema di hardware mio, ma temo proprio di engine, perché non ce la fa. Il mio hardware è sufficientemente valido per far girare roba molto più potente, per cui credo che sia proprio un problema di engine. Per cui niente, finita la tragedia anche questa. Bene, io direi che la prossima volta, visto che tanto ormai le vogliamo vedere tutte, faremo questa Hold the Fort. Che bisogna ah ecco, 14 giorni. Bisogna tenere un forte per 14 giorni. E poi chiuderemo con Fuel the Machine. E in sostanza bisogna riconquistare un oleodotto a nord. Vabbè, lo faremo. Lo faremo. Ah beh, capirai. Difficoltà, fattore punteggio 2,70. E l'ultimo 7,80. Vabbè ragazzi, cioè, questi erano quelli facili in sostanza. Cioè, ci stanno preparando. Vabbè. Signori, io vi saluto, vi ringrazio, vi invito a segnalarmi eventuali livelli del workshop che potrebbero essere interessanti da portare qui. E speriamo, beh, speriamo di vincerne uno. Quanto ci metteremo? Si accettano scommesse.